Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi con un nuovo video unboxing e precisamente oggi siamo con la Collector's Edition di Far Cry Primal. Eccolo qua. Guardate ragazzi, ve la avvicino, guardate che bella. Allora, qui sulla parte vedete frontale abbiamo Far Cry Primal con il disegno di uno scheletro di una tigre dei denti a sciabola, bellissimo. Girandolo qui vedete la parte cartonata, abbiamo sempre scritto Far Cry Primal, eccolo lontano un po' così lo vedete meglio. Qui sotto col loghetto come sempre. Girando la Collector Edition abbiamo, vedete, Istinto Selvaggio scritto sopra in lingua italiana, vedete, Istinto Salvage. Qui c'è poi in italiano scritte le varie cose, io vado vicino magari un po' di più così potete leggere, vedete, 10.000 avanti Cristo. Questa è l'età della pietra, vedete, da preda diventa predatore e conquista la maestosa terra di Oros. Poi ragazzi, qui c'è una serie di illustrazioni, vedete, animali, armi che potete utilizzare, vedete tutto quanto, vedete gli altri animali, vedete qui, ve la avvicino ancora di più, così potete vedere meglio, guardate, qui è tutto illustrato ciò che poi avete. Qui vabbè, ci sono ovviamente, vedete, altre immagini, qui ci sono i vari sistemi online e tutto quanto. Nell'ultimo lato ragazzi, che sarebbe questo, è uguale all'altro, vedete, questo lato qui e questo lato qui sono praticamente identici, quindi il cartonato è uguale. Allora ragazzi, giriamo ora la collector. Ok, allora per estrarre il tutto, vedete, questa parte qua si solleva, quindi basta fare una leggera pressione, ecco qui, questa parte qua, vedete, se ne viene e rimane questa qui. Allora ragazzi, il cartonato che si presenta è fighissimo perché vedete c'è il disegno della tigre dei denti a sciabola e come vedete qui c'è una linea che traccia appunto il divisorio, vedete, questa è la parte laterale che avete già visto prima e questo è il disegno nella parte di dietro, solamente pietra. Diciamo che la particolarità, la cosa bella, la figata è proprio qui in questo divisorio, vedete, che una volta fatta una leggera pressione, ecco qui, si apre, vedete? Dovete fare una leggerissima pressione, poi metterci un po' di forza, non tantissima, e si apre. E questo ragazzi è come si presenta il contenuto della Collector Edition. Ragazzi, come prima cosa vado ad aprire, andiamo in ordine di come ho trovato le cose all'interno. Allora, Far Cry Primal, questa è la mappa di Oros, io ora la apro così ve la faccio vedere. Allora ragazzi, la cosa bella di questa mappa è che la carta è fatta in stile antico e ha anche un odore molto particolare. Questa mappa qui ha un odore appunto di antico, è proprio l'odore di carta vecchia ragazzi, carta come se fosse una carta molto vecchia, ed è bellissima questa cosa qui, una cosa che ho apprezzato. Allora ragazzi, questa qui è la mappa che vi si presenta, vedete, Far Cry Primal con il disegno della mappa. Eccolo qui, vedete, prosegue fino qui, questa è tutta la mappa disegnata con tutti i punti, molto molto bella. Guardate ragazzi, vi faccio sentire la carta, sentite il rumore, molto molto bella come carta e soprattutto l'odore che emana è veramente un qualcosa di epico, perché sembra di avere in mano una di quelle carte antiche, come si vede anche per dirvi in Uncharted. Chi di voi ha giocato Uncharted saprà di cosa parlo, quelle pergamene antiche, per farvi un esempio. Quindi bellissimo l'effetto di questa mappa. Ah ragazzi, un'altra cosa vi volevo dire, in giro ci sono state delle polemiche per quanto riguarda la mappa, perché hanno notato che la mappa di Far Cry Primal è uguale a quella di Far Cry 4. Ragazzi, vi confermo che è così, la mappa di Far Cry Primal e quella di Far Cry 4 sono praticamente identiche. Io guardando la conformazione di questa mappa ho avuto la conferma di quello che viene detto. Quindi ragazzi, la mappa è uguale a quella di Far Cry Primal, modificata giusto nel minimo, ma la forma, la composizione dei fiumi e degli avamposti è uguale a Far Cry 4. Ok, questa quindi ragazzi è la prima cosa che si trova all'interno. Appoggio qui, andando avanti, questa è la seconda cosa ragazzi, guardate, questo è una specie di diario antico, io lo apro, vedete, guardate che bello, qui c'è il sommario, vedete, qui c'è il disegno di un animale e qui potete iniziare a leggere, vedete, guardate quanto è figo,
vedete, benvenuti a Oros, e qui iniziano in questa specie di diario le spiegazioni del gioco, vedete i vari tipi di tribù che si trovano, tutto ciò che potete trovare all'interno di Far Cry Primal, è bellissimo, guardate. Qui c'è una specie di sommario, va bene, qui continuano le spiegazioni, guardate qui ragazzi che belli disegni, vedete, sopravvivenza, molto, anche questo ha l'odore di antico, anche questo libro, questo diario ha l'odore di antico, che è un qualcosa di veramente una chicca, una perla questa cosa qui, perché sentire questo odore di antico rende di più l'idea che sia un gioco appunto preistorico. Guardate che belli i disegni degli animali, orsi, mammut, cervi, guardate che belli, vedete qui rinoceronte, tigre dente a sciabola, lupo, quello dovrebbe essere un orso, guardate qui le scene di caccia contro i mammut, guardate ragazzi, io ve lo sto facendo vedere tutto praticamente, il diario. Salta, qui ci sono, vedete, composizione delle armi, quindi bastoni, archi, qui c'è un disegno, vedete, della natura, molto molto bello, perché dovete anche esplorare, quindi vi spiegano in questo diario tutto ciò che riguarda l'esplorazione, vedete, natura, guardate qui che belli i disegni, ecco qui. Vabbè ragazzi, qui prosegue, io praticamente ve lo sto facendo vedere tutto il diario, vedete il mammut, perché c'è anche l'era glaciale, quindi vedete qui, e poi viene tutto spiegato nel dettaglio, guardate qui che bello questo, vedete qui continuano i disegni, vedete la vita nel villaggio, quindi viene spiegato come funziona, vedete, è bellissimo, guardate qui. Questi sono il fuoco acceso la notte, vedete? Gli accampamenti sarebbero questi praticamente, vedete qui. Guardate che bello questo disegno. Guardate. E qui prosegue. E siamo arrivati praticamente. Questo è tutto, ragazzi. E questa è la parte posteriore di questa specie di diario, vedete? Con i disegni, i geroglifici sulla parte posteriore. Molto, molto bella. Poggiamo questo qui. Ovviamente ragazzi, troviamo il gioco Far Cry Primal PlayStation 4, ovviamente con la parte anche posteriore, ve la faccio vedere meglio se la telecamera mette a fuoco, ecco, grazie, ecco qui, istinto selvaggio, come è scritto nel cartonato della Collector Edition. Vabbè, ovviamente ragazzi, vado ad aprire, all'interno c'è il gioco, ovviamente. Poggiamo qui. Poi ragazzi, qua abbiamo, prima della steelbook voglio farvi vedere le colonne sonore di Far Cry Primal, vedete, con tutta la soundtrack di tutte le tracce appunto che trovate. Appoggiamolo qui. Ed infine la steelbook, bellissima ragazzi, guardate che bella la steelbook di Far Cry. Questa la giro anche sul posteriore, ecco qui, c'è il disegno della natura, vedete, ma è molto molto bella, molto bella anche al tatto. E qui ovviamente, vedete, qui dietro c'è scritto Far Cry Primal, ecco qui, ve la avvicino, anzi bellissima la steelbook, vedete, lucida, è un qualcosa di epico, e questa è come si presenta all'interno, guardate qui che figata, guardate che bello il disegno della tigre dei denti a sciabola, è bellissima ragazzi questa steelbook. Avvicino, magari ve lo faccio vedere meglio, vedete. E questo ragazzi è tutto il contenuto della Collector. Qui vabbè, la parte all'interno, vedete, cartonata, c'è un doppio cartoncino, vedete, questa parte nera, quindi molto molto bella. Questo è tutto ciò che troverete all'interno della Collector Edition se deciderete di acquistarla. Ora ragazzi, vi faccio una mini, ma veramente mini recensione del gioco, per quel poco che l'ho provato. Innanzitutto vi volevo dire che probabilmente sul canale inizierò a portare il walkthrough di Far Cry Primal, oltre che quindi a farvi vedere questo unboxing, vi volevo avvisare che probabilmente inizierò a portare il gameplay anche. Una mini recensione di questo gioco è questa. Allora, il gioco tecnicamente si presenta bene, molto simile a Far Cry 4, solo che a differenza del Far Cry 3 o del Far Cry 4, questo Far Cry Primal è un po' diverso, vi dovete un po' abituare, perché mancano le classiche armi, manca il classico sistema di combattimento e di approccio, si usano molto di più gli animali, si combatte molto di più con gli animali che non con esseri umani, quindi vi dovete abituare un attimino
perché questo Far Cry qui è diverso da, dagli ultimi Far Cry, intendo il 3 e il 4, che a mio parere sono stati i migliori. Il 3 sicuramente il migliore, il 4 anche. Questo Far Cry Primal invece, secondo me, ha fatto un piccolo passo indietro. Si poteva fare sicuramente di meglio. Certo, far uscire un gioco da un anno all'altro provoca delle conseguenze, e secondo me questo Far Cry un po' ne ha risentito, perché l'idea è buona, ma a mio modo di vedere è stata sfruttata male, perché la mappa comunque, come vi ho detto, è uguale a quella di Far Cry 4, e inoltre mancano molte cose. L'approccio è diverso, alle volte sembra di non giocare più a Far Cry ma a un altro titolo. C'è stato un po', secondo me, un mezzo passo falso, per non dire un passo falso totale. Comunque ragazzi, tutto sommato il gioco è bello. Se dovessi dargli un voto da 1 a 10, il mio voto per questo titolo sarebbe un 7. Non mi sento di dare né di più né di meno. Vi consiglio l'acquisto se siete appassionati di Far Cry e quindi non volete perdervi questo capitolo. Ma se non avete mai giocato a nessun Far Cry, io vi consiglio di partire dal 3 se avete la PlayStation 3 o la 360, oppure dal 4 se avete una PlayStation 4 o una Xbox One. Non partite da questo qui, perché questo qui non vi renderebbe l'idea di che cos'è in realtà Far Cry. Ok ragazzi, detto questo, spero che l'unboxing vi sia piaciuto, che la recensione vi sia stata utile per farvi un'idea. Scrivetemi sotto nei commenti se siete d'accordo con me su ciò che ho detto. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video unboxing. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella!